mi è stato detto che in questi giorni qualcuno avrebbe dichiarato, credo il Presidente del Consiglio in persona, avrebbe dichiarato che nei prossimi 3 anni verrà eliminata la mafia, anche il cancro. Non so se non so quale delle due sia più credibile, so quale delle due è meno coerente. Perché vedete? Per carità, uno può essere folgorato sulla via di Damasco, ma siccome nella campagna elettorale aveva appena dichiarato che Mangano era un eroe perché non aveva fatto il suo nome, che guardate che io quando l'ho letta ho pensato che fosse uno scherzo. Una volta c'era un settimanale satirico, Cuore, che faceva dei titoli inventati che erano alcune volte divertentissimi. Mi ricordo che una volta scatta l'ora legale, panico per i socialisti, che era detto, e allora avevo pensato a un giornale contraffatto, perché non immaginavo che uno davvero potesse dire Mangano è morto con una condanna in primo grado all'ergastolo e comunque con una condanna definitiva per l'associazione mafiosa. Come si fa a dire un eroe perché non ha fatto il mio nome? Cioè, provate a pensarci, no? Allora, è vero che gli stranieri ci guardano inorriditi quando sentono queste cose, perché per loro è davvero tutto incomprensibile, ma noi che abbiamo una storia 30 volte secolare, ne abbiamo viste veramente tutti i colori, riusciamo persino a ridere di queste cose, che prima di tutto sommato hanno un loro lato tragicamente comico. Cioè, se non fosse la vicenda delle organizzazioni mafiose costellata di innumerevoli delitti, sarebbe divertente tutto questo. Devo dire però che mi sembra un ritorno alle origini, perché avevo visto, adesso non mi riferisco più a Cosa Nostra, ma mi riferisco al cancro, perché mi ricordo una volta che Bruno Vespa presentò un servizio su un tale che era uscito dal coma sentendo la voce registrata di Berlusconi che gli parlava del mio. Ora, per carità, c'è anche qui, c'è una lunghissima tradizione, ancora nel 600 si credeva al potere taumaturgico dei re, che toccando le persone le guarivano non da malattie gravissime, magari dalle pustole o da cose di questo genere. Però insomma la promessa di estirpare il cancro è una promessa impegnativa. Io immagino che anche gli italiani più smemorati se la debbano ricordare fra 3 anni. Fra 3 anni non dovrebbero esserci più morti di cancro, no? Siamo tutti d'accordo, è una malattia che mette paura e quindi dovrebbe rimanere. Allora, se si dice una cosa di questo genere contro ogni affermazione di buon senso, contro ogni riflessione di buon senso, perché vedete, non è che ce l'abbiamo solo in Italia il cancro, la criminalità organizzata ce l'abbiamo solo in Italia, qual è una specificità italiana, ma il cancro è comune a tutti i paesi e quindi anche a quelli che spendono molto più di noi in ricerca scientifica. E non mi pare che nessun leader di nessun paese, di quelli che spendono un sacco di soldi in ricerca scientifica, abbia detto ai suoi elettori: guardate, grazie alla politica del governo, fra 3 anni il cancro sarà estirpato. Ma questo fa parte del folklore complessivo che si vede in tutte le cose. E sotto questo profilo questo libro è davvero utile, perché diventa una specie di raccolta di tutte queste vicende, molte delle quali sono davvero orrende, ma che suscitano una serie di reazioni che io giudico estremamente positive. Ma sentite un po', cito da pagina 253 del libro, il dibattito su una di queste leggi alla Camera. C'è un collega allora in aspettativa elettorale, Francesco Bonito, che era stato eletto deputato, che spiegava
gli effetti della ex Cirami, che era stata definita dal nuovo relatore molto meno porca di quello che sembra, pardon Cirielli, chiedo scusa, ex Cirielli, lapsus lingue, molto meno porca di quello che sembra, e quello spiegava gli effetti sul processo Previti. E Previti lo ha interrotto dicendogli: onorevole Bonito, lei è una faccia di merda. Allora, scusate, io trovo assolutamente esilarante che uno faccia precedere un simile insulto dal termine onorevole. Perché, cioè, a me non verrebbe mai in mente, se dovessi insultare uno prima di rivolgermi a lui con l'appellativo formale e poi che... Ma la questione è che poi dice: non avrò necessità di avvalermi di questa legge, come tutti sanno. Claudio Magris ha scritto sul Corriere della Sera una invettiva sulla questione morale, invitando gli uomini liberi, qui è virgolettato, gli uomini liberi e forti, di destra e di sinistra, a insorgere contro un panorama pubblico sempre più degradato, chiamando a raccolta i galantuomini di animo non servile, in nome dell'onestà, dell'integrità, contro le leggi indecenti, la degradazione civile, il pervertimento scandaloso che svilisce la cosa pubblica, lo Stato o la patria. Sarà un comunista anche lui. L'immoralità e indegnità politica che disonora l'Italia, la sovversione, l'attentato alla civiltà, ma anche le sue parole cadono nel vuoto. Ecco, questo libro ha il pregio di tenerle tutte insieme e di consentirci di ricordarle come esercizio di dignità civile, perché è l'oblio dei misfatti che consuma la libertà delle istituzioni, è il dimenticarci quello che fanno che fa sì che possano farne sempre di peggiori. Ed allora, di fronte allo sconsolante panorama, a me viene in mente una frase bellissima di un americano dell'Ottocento, citata nella requisitoria che pronuncia il procuratore Garrison nel film JFK: il dovere di ogni patriota è proteggere il proprio paese dal suo governo.